Da più di 40 anni la Vetraria Filosofi, con passione e impegno, si dedica alla lavorazione del vetro con alti standard qualitativi. Vetraria Filosofi a Castione della Presolana, in via Agro 37, esegue qualsiasi tipo di lavorazione in vetro, dalla semplice sostituzione del vetro di una finestra alla progettazione di complesse realizzazioni in vetro su misura. Vetrate artistiche personalizzate, box doccia, lavorazione cristalli e specchi, oggettistica e complementi d'arredo, parapetti, scale, pensiline in cristallo. Tutto questo a Castione della Presolana, in via Agro numero 37. Vetraria Filosofi, telefono 0346 60 272. Buonasera a tutti, ci sono tanti colleghi che amano ricordare il numero della puntata della loro edizione. Questo è Play. Pensate che ho ideato io il titolo, un bel biglietto da visita. Appunto, dicevo, lo sport in TV lo fai tu. Ho voluto aprire io, dopo le precedenti, proprio per salutare il ritorno della nostra Marina Belotti dopo la notte infuocata di Berna, infuocata forse calcisticamente, un po' meno sotto il profilo climatico. Ovviamente lo sottolineo pubblicamente, il servizio che ci ha inoltrato in diretta era di qualità eccellente, poteva andare in tutti i network mondiali, però il risultato non è stato di quelli entusiasmanti. Io però, forse a differenza della stampa nazionale, che non ha accolto il pareggio come largamente positivo, al contrario dell'Eco che giustamente invece ha sottolineato, volevo dire che il pareggio sta bene e col Villarreal ce la giochiamo, ma ce la giochiamo per passare il turno. E allora Atalanta, che ovviamente oltre a quello che è preistoria, se la confrontiamo poi con il successo ottenuto sabato contro la Juventus, tutti i riferimenti alla storia, 32 anni eccetera, avrete potuto leggerli ed ascoltarli. Io questi, in questa occasione invece, ve li risparmio. Allora, Marina, ti ho salutato, saluta gentilmente il nostro pubblico, fatti sentire che... Buonasera, buonasera, no, sono tornata. Non hai lasciato le penne alla festa quasi delle cipolle? No, devo dire che è stata una trasferta sicuramente infuocata solo per il campo, perché faceva veramente freddo, però anche io sono ottimista sul passaggio del turno, perché l'Atalanta è vero che poteva vincere, l'ha fatto tenendo un 2-1 per 29 minuti e andando, ahimè, vicina anche a quello che poteva essere il gol del 3-1 che avrebbe quindi chiuso la partita. Non ce l'ha fatta, però non era facile, perché ve lo posso assicurare, lo stadio era un muro giallo-nero e quindi c'era grandissima pressione, anche loro sul sintetico viaggiavano a gonfie vele, per cui è arrivato questo pareggio beffa, che sarebbe stato ancora più beffa però con la sconfitta finale, come tante volte purtroppo era successo, anzi era lo stesso risultato col Manchester United. E invece io ero proprio dietro a Gasperini quando lui ha guardato Muriel e gli ha detto: io ti lancio in campo ma tu vai a battere questa punizione. Lui ha detto: sì, ci penso io. Così ha detto a Coop Miners di spostarsi, il quale ha ubbidito subito, e per fortuna, perché primo pallone toccato ed è arrivato questo gol che tiene a galla l'Atalanta. Adesso sarà obbligata a vincere, ma lo potrà fare in casa davanti al suo pubblico contro un Villarreal che è reduce da una brutta sconfitta in campionato, mentre l'Atalanta, abbiamo visto la sua prova di reazione, di forza e da vera squadra contro la Juventus, una partita bellissima, perché anche se non ha emozionato, non ci sono state le solite goleade nerazzurre, è stata una grande prova di resistenza, ha saputo soffrire, soprattutto gestire un risultato che è arrivato con anche lì tantissimo cinismo e concretezza, grazie a Zapata che ha firmato il suo settimo gol. Miglior attaccante del campionato da sempre, lo sto sostenendo. Settimo gol su 7 gare di fila, quindi ha superato anche Lewandowski in Europa, quindi numeri pazzeschi, non ha mai avuto un inizio di stagione in carriera così ad alti livelli, e sta benissimo, infatti si candida anche per una maglia contro il Venezia domani. Ricordiamo, l'Atalanta scenderà di nuovo in campo, il fischio d'inizio è alle ore 18:30. Non bisognerà sottovalutare ovviamente la formazione dell'ex Caldara, perché è vogliosa di punti, perché cercherà ovviamente di chiudersi contro l'Atalanta, l'ha detto anche mister Zanetti alla vigilia,
e quindi sarà una gara importantissima da vincere, perché l'Atalanta è quarta e deve rimanere attaccata al treno delle pretendenti allo scudetto, soprattutto per assicurarsi la Champions. Poi per i sogni c'è sempre tempo, ma intanto direi Caldara, che sta giocando molto bene, posso aggiungere, se la prossima volta sto anche a casa perché hai monopolizzato il microfono. Volevo sottolineare veramente la professionalità dal tuo aggancio da Berna all'attualità, molto bella, molto, molto fine. Veramente, allora però Porfidio me lo lasci lanciare, sì? Assolutamente. Allora vai. Ascoltiamo il nostro, dimmi come l'avevi definito, atalantinologo. Io atalantologo forse sarebbe meglio, o atalantinologo. Ma uguale. Uguale, chiederemo all'Accademia della Crusca, esatto. Allora ascoltiamo il nostro Alberto. Buonasera a tutti, buonasera a Fulvio e Marina, buon lavoro a voi naturalmente per la vostra trasmissione, per la nostra invece saremo di mercoledì, perché appunto anche stavolta si gioca, ormai si va a marce forzate con tre partite in una settimana, e l'Atalanta sarà impegnata anche domani sera, sicuramente ne parlerà Marina nelle sue analisi anche del dopo Berna, di tutte le varie peripezie, ma lasciamo naturalmente a lei il racconto, visto che poi è stata molto meglio a Torino contro la Juve. Però a proposito di Torino contro la Juve, ne riparleremo appunto mercoledì. A Marina lasciamo soprattutto anche le considerazioni sul gusto della maglia, color, non si sa bene se corallo, salmone, oppure scelga lei quale preferisce, e quale delle maglie preferisce per i nerazzurri, appunto la maglia nerazzurra, immagino. Vabbè, comunque a parte questi discorsi estetici, appunto torneremo appunto sulle prestazioni dell'Atalanta Torino e naturalmente col Venezia, perché domani si gioca di nuovo per la 15ª giornata, l'Atalanta torna a Bergamo, dove ha riconquistato il proprio campo battendo lo Spezia nell'ultima partita casalinga. E quindi saremo a commentare questo incontro, già proiettandoci anche un po' su quello successivo, che sarà uno scontro da Champions, diciamo, pure per non andare troppo in là, sul campo del Napoli, e sarà già quasi a una settimana dalla sfida appunto di Champions contro il Villarreal. Comunque lì saremo già un po' più avanti, ecco. Avremo appunto gli ospiti, soprattutto anche dei collegamenti video, come siamo abituati a offrirvi. Teniamo un attimo ancora in sospeso i nomi, facciamo ancora qualche verifica, però dovrebbe essere ancora un piatto abbastanza ricco. Io intanto auguro ancora buon lavoro sia a Marina che a Fulvio, e vi do appuntamento a mercoledì alle 20:30 con la Cometa. Ma sicuramente, a parere mio personale, la maglietta color corallo è approvatissima, perché è un colore molto particolare e ha portato anche bene, visto che questa vittoria a Torino mancava da 32 anni, io non ero nemmeno nata, però poi il nero azzurro, insomma, è sempre nero azzurro, quindi domani scenderà in campo con la solita divisa di casa e andrà benissimo così. A guidarla in panchina ci sarà Mister Gasperini, che tra l'altro proprio nel prepartita di Atalanta-Venezia verrà premiato come Coach of the Month, quindi l'allenatore del mese di novembre dalla Lega Serie A, grazie ai risultati ottenuti con l'Atalanta proprio nel corso di questo mese. Tantissime vittorie, tantissimi punti in classifica che hanno riportato l'Atalanta alla momentanea quarta posizione, quindi un premio più che meritato, anche perché grazie alle sue mosse, soprattutto coprendo Dybala con De Ron e facendo subentrare Palomino e Koopmeiners negli ultimi minuti, che ha assicurato questa vittoria importante tantissima a Torino contro la Juve. Sentiamo le parole di Mister Gasperini. Gianpiero Gasperini, da 1 a 10 quanto è contento? 11. No, sono contento per i giocatori, la società, per tutta la città, tutti i tifosi, perché insomma, adesso non devono più passare 30 anni a Fischia. Poi abbiamo vinto contro una squadra comunque forte, che ne dicano. Bene, bella partita, difficile, combattuta, arcigna, però volevamo vincerla, l'abbiamo vinta bene. Ha giocato anche in modo un po' diverso? No,
No, un diverso, poi nel finale abbiamo aggiunto un difensore perché loro poi giocano con queste palle alte e abbiamo bisogno un po' di fisicità, l'abbiamo visto a Manchester dove non avevamo i difensori e per gli avversari era, bastava poco, bastava buttare la palla dentro l'area di testa, tutte queste squadre hanno tutte grande fisicità, grande, e quindi devi reggere anche su quel piano lì, se no loro è sufficiente buttarla, alzare la palla e ti mettono in condizione di fare gol. Non era facile, soprattutto dopo il 3-3 contro lo Young Boys, che vi ha, insomma, sotto il profilo della concentrazione, insomma, è stata una partita tosta. Guarda che io non ho parlato tutta la settimana, ma andare in Europa e fare una partita come abbiamo fatto noi a Berna, bisogna leccarsi le dita, si sta perdendo un po' troppo la misura. No, il 3-3 nel senso... Sì, no, ma lo so, ma perché le sentiamo anche noi i commenti, ci hanno messo al pari con la Juve che aveva perso 4-0. Per chi non lo sa, e a parte i tifosi che sono venuti a Berna, c'era oltre 30.000 persone a Berna, è uno stadio molto difficile e quella è una squadra svizzera, ci ha buttato fuori dalla nazionale e lì ci sono anche alcuni giocatori, quella non è una squadra di Pellegrini, è una squadra forte dove noi abbiamo fatto una gran partita e poi dopo, insomma, non vorrei che troppe cose presuntuose finiscano per perdere di vista la realtà. La mia domanda era più riferita al dispendio, lei ha preso l'occasione. Ho preso l'occasione per dirlo perché è tutta la settimana che balenano un po' questi confronti che non stanno in piedi. L'Atalanta aveva comunque 25 punti, quarta in classifica, e si parla, no, ma la stagione dall'inizio che questi ragazzi stanno facendo cose straordinarie. E poi dopo gli altri discorsi li lascio a chi ne sa troppo. Sentiamo sempre la voce di Gasperini che ovviamente non si risparmia, dice tutto quello che pensa, è un momento insomma difficile per l'Atalanta anche per quanto riguarda la pressione, adesso addirittura l'hanno messa in corsa per lo scudetto dopo questa vittoria con la Juve, ma sappiamo che insomma sia Gasperini che Percassi che tutto l'ambiente pensano prima alla salvezza o comunque sicuramente all'obiettivo della Champions League, quindi ha voluto rimettere insomma le cose a posto con queste dichiarazioni mister Gasperini. Uno dei suoi grandissimi veterani, Capitan Toloi, ha fatto un intervento proprio contro la Juve che è valso un gol, cioè quella chiusura precisissima, potente quanto basta, senza far fallo su Chiesa che gli ha rubato il pallone quando era involato già verso il gol ed era il 20esimo, quindi eravamo ancora sullo 0-0, sicuramente è stata una grandissima chiusura di un grandissimo difensore che è anche il leader proprio della squadra e ha parlato anche lui alla fine di questa partita, sentiamolo. Rafa Toloi, finalmente una vittoria in casa della Juventus, e che vittoria! È una vittoria importante, no? Penso che abbiamo meritato dall'inizio alla fine, abbiamo giocato molto bene quando abbiamo avuto il possesso del pallone e nel momento, diciamo, di difficoltà, perché è normale in una partita di questo livello, abbiamo saputo soffrire e difendere molto bene, sappiamo della qualità che hanno i giocatori loro in avanti, sono giocatori veloci, però siamo stati bravi e abbiamo meritato questa vittoria che è molto importante per la classifica, ma per tutto che rappresenta anche una partita contro la Juventus, no? Dopo, non lo so, più di 30 anni, tornare a vincere qua è davvero molto speciale, e questa vittoria ovviamente per i nostri tifosi e per tutti i bergamaschi che hanno creduto in noi dall'inizio alla fine. Avete giocato anche in modo un po' diverso dal solito? No, abbiamo cercato di fare il nostro gioco con fiducia, abbiamo stati bravi in tutti gli aspetti e abbiamo meritato la vittoria. È stata dura, sì, alla fine mister mi ha messo per fare lì un terzino, no? ma l'importante è che eravamo tutti preparati, sapevamo quello che dovevamo fare per fare il risultato e alla fine siamo riusciti. Una grande prestazione e siamo davvero felici, ma piede per terra e campionato è lungo, sono tante partite difficili, però vogliamo affrontare tutte le partite come
abbiamo affrontato la partita di questa sera, quindi una vittoria che dà fiducia e adesso è seguire lavorando. Lo spazio Atalanta è prima squadra, si chiude qui, più avanti parleremo delle formazioni giovanili, ma cavalchiamo l'attualità occupandoci ora di Albino Lefe, campionato di Serie C, perché appunto formazione seriana ha giocato infatti oggi. Non è stato un grande risultato, è stata infatti sconfitta in casa 2-3 dal Piacenza. Ascoltiamo il servizio di Giulio Ghidotti. L'Albino Leffe interrompe presto la mini striscia positiva di una vittoria, quella a Lecco, e un pareggio a stesso San Giovanni, perdendo oggi nel posticipo contro il Piacenza sul campo interno di Gorgonzola. Una partita che si era messa bene all'inizio per i seriani con il gol di Ravasio dopo 8 minuti, nato da una rimessa laterale su questo bravo poi Giorgione a mettere palla verso il primo palo dove c'era appostato Ravasio che ha anticipato Marchi e è stato bravo poi a colpire verso il secondo palo insaccando la porta difesa da Pratelli. Verso il quarto d'ora è cresciuto il Piacenza che in pochi minuti ha ribaltato la gara. Prima al 18esimo il gol dell'1-1, gol dell'ex con Gonzi che è andato via troppo facilmente, prima Gusu e poi Poletti non è riuscito a coprire, Gonzi è arrivato in area, ha colpito infilando sul primo palo l'1-1. Al 23esimo, quindi 5 minuti più tardi, Rabbi direttamente dal calcio di punizione ha infilato il 2-1 piacentino con qualche responsabilità anche della barriera e forse anche del portiere barriera che non ha praticamente saltato. La partita è rimasta viva con una punna traversa colpita dal Piacenza con Raicevic e poi nel finale invece Ravasio da fuori area, un colpo potente al volo su questo bravo il portiere del Piacenza Pratelli a volare alzando sopra la traversa. Nella ripresa al 17esimo minuto l'Albino F è riuscito a giungere al pareggio per 2-2 con Galeandro. E Galeandro una spizzata di testa sulla punizione calciata da Giorgione, una amnesia difensiva un po' di più giocatori ha permesso invece a Piacenza al 31esimo di tornare in vantaggio sul 3-2 con Rabbi che è entrato facilmente in aria dalla destra piacentina, palla messa in mezzo verso l'area piccola dove verso il secondo palo Corbari ha infilato il gol vittoria del Piacenza, Corbari centrocampista che è arrivato al quinto gol stagionale, mentre per Albino Leffe questa battuta d'arresto non compromette diciamo la buona posizione di classifica, ma sicuramente visto che è molto corta la classifica nella parte centrale medio alta ma anche verso il basso era importantissima per allungare sulla zona appunto sicurezza. Nella prossima partita l'Albino Leffe sfiderà sabato fuori casa la Virtus Verona. Sempre tanti comunque da segnalare gli infortuni in casa bergamasca. Oggi l'unico giocatore che era rientrato è Ravasio che ha segnato subito il gol, ma ancora tanti gli infortunati. C'è una lunga lista di infortunati che condiziona il cammino della formazione allenata da Marco Lindi. Ringraziamo Giulio Ghidotti per questo servizio, ma anche per quello successivo che riguarda i risultati delle formazioni giovanili nero-azzurre. Dopo solamente un punto in 4 gare, la primavera dell'Atalanta raccoglie la seconda vittoria di fila in campionato, la terza consecutiva considerando anche la gara di Youth League vinta settimana scorsa per 3-2 a Berna. In campionato il nuovo successo è stato centrato sul campo del Bologna, penultimo in classifica per 3-1, doppietta di Renault e gol di Pagani nel primo tempo. Il Bologna ha provato a corciare a inizio ripresa, ma il risultato è rimasto fermo sul 3-1 a favore dei nerazzurri, nonostante occasioni poi da una parte e dall'altra. La primavera dell'Atalanta tornerà in campo, tra l'altro ancora questa settimana,
mercoledì ore 11 a Zingonia per affrontare il Cagliari, tra l'altro appena sconfitto in campionato al Centro Bortolotti per 1-0, e la gara di Coppa Italia è per gli ottavi di finale con l'Atalanta all'esordio in competizione, mentre il Cagliari ha fatto tutto il cammino dall'inizio eliminando il Parma e prima ancora il Monza. I nerazzurrini primavera allenati da Massimo Brambilla sono stati l'unica squadra, come squadra maschile del settore giovanile atalantino fascia agonistica, in campo nell'ultimo fine settimana. Infatti rinviata la gara dell'Under 18 con la Roma e invece stop di campionato per l'Under 16, l'Under 17 e l'Under 15 a causa degli impegni federali delle rispettive nazionali Under. Per quanto riguarda invece le squadre femminili, in campo sia l'Under 15 che l'Under 17. La Under 15 ha vinto 8-0 sul campo della Doverese con doppietti di Amoruso e Amoroso e altri gol di Casanova, Gregis, Corbetta e Brusamolino. Invece l'Under 15 è uscita vittoriosa dal confronto esterno con il Cortefranca per 3-2 grazie alle reti di Testa, Campana e Vitale. Bene, per il momento col calcio ci fermiamo qui, riapriremo lo spazio dedicato a questa popolarissima disciplina in chiusura quando Marina Belotti gestirà la parte dedicata al calcio dilettantistico. È il momento del basket, giornata abbastanza, anzi sostanzialmente negativa per le due formazioni maggiori, quindi sia Mascio sia Vutu sono state sconfitte. Ecco i servizi. I complimenti a Casale che ha giocato un'ottima partita. Per quanto riguarda noi, sapevamo di dover venire qui e cercare di limitare la loro produzione offensiva col tiro da tre punti, limitando al massimo le rotazioni. Per fare questo certe volte siamo stati costretti a fare dei cambi che ci hanno fatto soffrire molto a rimbalzo difensivo. Sono molto contento della prestazione fatta dai ragazzi, ai quali faccio nuovamente i complimenti per quello che stanno facendo in quest'ultimo mese. È stata una partita secondo me molto bella dal punto di vista anche per chi è venuto qui al palazzetto, per chi l'ha vista in televisione, dove non c'è mai stata una vera leader di questa partita. Cioè, voglio dire, ci sono stati dei piccoli strappi, dei recuperi, un confronto diciamo a viso aperto tra due squadre che hanno secondo me fatto delle ottime difese. Questa è una squadra che deve continuare a lavorare per raggiungere quello che è il suo obiettivo. L'obiettivo è quello di far crescere i nostri tanti ragazzi e a livello di risultati, visto che è una squadra senior e quindi non si prescinde da quelli, è quello di raggiungere questo ottavo posto che ci permetterebbe di agganciarci al terreno playoff. Dobbiamo rimanere non sereni fintamente, ma moderatamente sereni, con l'idea di dover migliorare assolutamente per riuscire a essere più performanti in partite come queste dove le cose non vanno tutte bene. Chiaro che i ragazzi erano molto sconsolati nello spogliatoio, avrebbero voluto regalarsi una vittoria, così non è stato, c'è da tornare in palestra. C'è da cercare di riaccendere l'entusiasmo nonostante le due sconfitte di fila, perché comunque stanno facendo un buon lavoro. Chiaramente questa è una partita che avremmo dovuto vincere, non siamo contenti di averla persa e non sfuggiamo da quelle che sono le nostre responsabilità, per primo chiaramente io che sono l'allenatore. Avremmo anche voluto vedere un palazzetto che ci aiutasse un pochettino di più. Ad oggi giocare a Bergamo, giocare in trasferta è esattamente la stessa cosa. Non c'è atmosfera, ma come ho detto ai ragazzi, l'atmosfera la dobbiamo creare noi. Ogni partita è una storia a sé, ogni settimana un pezzettino di campionato che va affrontato indipendentemente da quello che c'è stato prima e da quello che ci sarà dopo. Ringraziamo intanto per il servizio su Vitu Vittorio Milesi, grazie mille, e passiamo adesso dal basket alla pallavolo, poi ve ne parlerò in maniera più dettagliata più avanti. Intanto iniziamo a dare il risultato di una partita, quella del Volley Bergamo, che purtroppo è andata a perdere a Roma per 3-2, un match che anche coach Gian Grossi ha detto è stato un bruttissimo match perché entrambe le squadre puntavano a vincere e quindi è stato molto spezzato, poco
continuo. Il primo set sembrava che tutto fosse nelle mani delle bergamasche, visto che stavano conducendo 20-15, invece poi sono state raggiunte sul 20 pari e da lì ha preso il timone purtroppo Roma, perché ha guadagnato il primo set, ma poi è andato a vincerne altri tre, superando quindi le bergamasche. Comunque c'è stata una grande forza di reazione, hanno combattuto fino alla fine, arrivando a questo tie break che purtroppo non è andato nelle mani delle bergamasche. Sentiamo tutto nel dettaglio nel nostro servizio. Un punto che tiene Roma a distanza, la trasferta capitolina è una gara dominata a set alterni, con Bergamo subito avanti e poi raggiunto. Lo scontro si chiude poi in un tie break che è lo specchio di tutta la sfida. Un inizio combattuto con Bergamo pronto a mettersi in testa, e in campo si sentono anche i tanti tifosi che hanno raggiunto la capitale da Bergamo. Ed il primo parziale finisce nelle mani rosso-blu, 20-25. Acqua e sapone non ci sta e corre più 4, 8-4 e pareggia il conto dei parziali sul 25-14. Nel terzo set la battaglia si accende, con l'Oda si va a più 7, 4-11 e Bergamo scatena Cagnin. E Lanier, Roma tenta la reazione con il cambio di diagonale quando è sotto 11-21, ma la chiusura del set è un passo e Bergamo passa a condurre 14-25. Sotto il segno di Lanier la ripresa nel quarto parziale, ma Roma trova subito la reazione e riesce nello strappo del 12-7. Entra Henry sul 15-8 e va subito a segno, ma le padrone di casa volano e portano il match al tie break. Cagnin apre le danze nel quinto set, Lanier si sposta in diagonale con Di Giulio e punto a punto con l'opposta protagonista, ma il muro di Pammi e un errore in attacco danno il primo break alle padrone di casa. Risponde di nuovo Lanier, il muro di Ogons porta all'aggancio 7-7 e Cagnin riporta avanti prima del cambio campo. Klimet controsorpassa e trova anche il break 11-9. Lanier, un errore di Roma ed è 11-11 e nuovo punto a punto. Stiglitz e Roda fanno poi 13. Stiglitz ferma il 14 e Pagno chiude l'incontro 15-3. Ha vinto invece con una prova straripante l'Agnelli TPS in casa del Cuneo, una prova veramente convincente 0-3, dove i due protagonisti sono stati Finoli e Larizza. I set 25-17 e gli ultimi due entrambi 25-19, ma ce ne parla meglio il nostro inviato Federico Errante. Una maestosa Agnelli TPS vince 3-0 di forza, di potenza e di classe in quel di Cuneo. Un sabato sera da incorniciare per i ragazzi di Graziosi, che mandano addirittura 4 uomini in doppia cifra, Padura, Diaz, Pierotti, Larizza e Terpin, esaltati dal gioco magico del regista Juan Ignacio Finoli, autentico mattatore ed MVP del confronto. Partita in cui i padroni di casa non arrivano nemmeno a quota 20 in tutti e tre i parziali, e questo dice molto e anche di più rispetto al valore della performance dei bergamaschi, che ora però non si devono distrarre, perché in arrivo Ortona, nei bassi fondi sì, ma capace proprio domenica di portare al quinto set un avversario di rango come Motta di Livenza, una matricola terribile. Dopodiché per i rossoblù ci sarà la trasferta mercoledì a Cuneo, che sarà l'antipasto di un doppio turno interno con Motta di Livenza proprio e poi con il super derby con Brescia. Il girone d'andata si chiuderà il 26 di dicembre con Reggio Emilia e saranno altri punti pesanti in palio, perché c'è da stabilire la griglia che porterà alla Coppa Italia, e ricordiamo, questo è proprio un trofeo che nelle ultime due stagioni ha visto i rossoblù primeggiare, e dunque da detentori del trofeo questo non può che essere un altro obiettivo stagionale. Allora, abbiamo fatto sicuramente un'ottima partita, l'avevamo preparata bene, ci tenevamo a questa partita in modo particolare perché in trasferta quest'anno non eravamo mai riusciti ad esprimerci a buon livello. Oggi giocavamo con quella che era la prima in classifica, perché comunque avendo una partita in meno la classifica va letta anche in questa maniera. E quindi abbiamo dato una bella prova di forza, son contento. Adesso dobbiamo essere bravi a dare continuità a queste prestazioni, ma non tanto per il risultato, proprio la prestazione, il gioco.
Filosofi Pavimentazioni, con sede in Castione della Presolana, via Agro 37, è specializzata nella lavorazione, realizzazione e posa in opera di porfido, selciato, pietra naturale, sassi bianchi di marmo di Carrara, marmo rosso di Verona e mosaici personalizzati. La fase di posa in opera di una pavimentazione o di un rivestimento in porfido o pietra naturale è fondamentale per un risultato finale impeccabile. Per questo motivo oggi, grazie all'esperienza acquisita nel corso degli anni, Daniele, con il suo personale qualificato, è un punto di riferimento nel settore e continua a soddisfare le richieste di coloro che si affidano per realizzazioni in porfido di qualità e pregio. Filosofi della pavimentazione vi aspetta a Castione della Presolana, via Agro 37, telefono 0346 60 578 339 58 03 406.